Siamo a Todi con Wisp ed Ecopreus per l'inaugurazione del primo centro ippico italiano con pavimentazione in gomma da riciclo da pneumatici fuori uso. Ma è davvero conveniente, è davvero benefico per il cavallo e il cavaliere questo tipo di pavimentazione? Lo chiediamo a due addetti ai lavori. Sì, sicuramente questo terreno è migliore rispetto ad un terreno tradizionale perché non viene alzata polvere e il cavallo lavora molto meglio, riuscendo ad impegnare meglio il posteriore, avere delle andature più riunite, quelle richieste dal dressage. Il benessere nell'attività sportiva, e in questo caso noi prendiamo due soggetti, i cavalli e i cavalieri, quindi è veramente un'accezione ampia di quello che significa sport per tutti. Da qui, dal centro Tashunka, parte un segnale, l'ennesimo segnale che questa partnership vuole appunto, diciamo, mettere a disposizione del sistema sportivo e delle istituzioni. C'è la possibilità che all'interno del sistema sportivo si possa dire e si debba dire che l'attività sportiva, nel modo, diciamo, in cui la si intende, nel più variegato modo possibile, ci sia necessariamente costantemente l'attenzione alla sostenibilità. La WISP sostiene da sempre che la prima sostenibilità appartiene al nostro corpo, e il nostro corpo, nel momento in cui costruisce e declina forme di attività anche nel rapporto con gli animali, come in questo caso, appartengono all'idea di benessere complessivo che la WISP mette a disposizione di quello che è una discussione culturale nel paese, quindi non soltanto dentro l'ambito ristretto del sistema sportivo, ma nel rapporto appunto con le istituzioni, nel rapporto con l'università. E quindi noi abbiamo bisogno poi che queste applicazioni abbiano un riscontro scientifico, perché la WISP vuole essere una organizzazione del paese, quindi un'associazione sportiva che agisce all'interno della promozione sociale, che vuole essere appunto verificata. Abbiamo colto l'importanza di questa iniziativa e abbiamo aderito a portare avanti un paio di ricerche per la validazione scientifica della ipotesi che in questo momento sembra molto verosimile, e cioè che questi materiali migliorano il benessere del cavallo in condizioni in cui tradizionalmente venivano utilizzati su pavimentazione in sabbia ad alto contenuto di silicio. I due apparati che possono essere maggiormente sollecitati in un lavoro tradizionale sono quello respiratorio e quello locomotore. Per cui le due ricerche che verranno portate avanti dal nostro dipartimento sono una per verificare se le malattie respiratorie croniche che spesso i nostri cavalli sperimentano sono in qualche modo mitigate o addirittura annullate dal lavoro su campi di questo tipo. La nostra attività è fatta di tanta applicazione, di tanta logistica, di tanta raccolta, di tanta cura delle regole, ma tutto questo è per poter rendere il trattamento del pneumatico a fine vita veramente consolidato nelle applicazioni e soprattutto orientato ad applicazioni interessanti. E qui se ne vede una: il granulo di gomma è un materiale di grande elasticità, idoneo a rimanere per sempre all'aperto e resistere alle intemperie per tutte le condizioni climatiche senza mutare di caratteristiche. Bene, mettere questo a disposizione del mondo dell'equitazione e permettere di realizzare superfici che facilitano l'attività sportiva sia del cavallo che del cavaliere, quando riusciamo a utilizzare risorse già disponibili per altre applicazioni in nuove applicazioni, abbiamo fatto un doppio passo, un doppio vantaggio. Ottima prestazione sì, ma anche senza essere andati a prendere altro petrolio o altri materiali nel pianeta. Siamo un paese che rispetto ad altre realtà internazionali è indietro sul piano del riciclo e del riuso dei materiali.
c'è un dibattito aperto quotidianamente anche sulla chiusura di un ciclo dei rifiuti che purtroppo fatica a trovare soluzioni che siano compatibili con l'ambiente e col futuro delle nostre comunità. Credo che oggi WISP, Ecumneus e Tashunka dimostrino invece che si può fare tanto e che si può fare bene. Dico che dopo anni di studi, perché la WISP è sempre stata molto attenta a quello che è il benessere dell'atleta, in questo caso anche dei cavalli, la struttura di attività equestri, come dicevo, è da anni che punta molto su questi studi e finalmente oggi siamo all'inizio di quello che potrebbe essere e sarà una sperimentazione. Dico con una punta di orgoglio perché è il primo centro in Italia sul mondo equestre che viene riqualificato con questi materiali da riciclo. Questo progetto secondo me si inserisce in un percorso che noi abbiamo attivato in maniera più ampia. Siamo dentro al piano regionale della prevenzione, partiremo con una serie di progetti insieme alla regione. Credo che anche questa sperimentazione sia un biglietto da visita importante per le nostre istituzioni, dove noi chiediamo collaborazione, siamo qui presenti proprio sul campo